Catecumeni eletti, ben trovati. Siamo alle porte della terza domenica di Quaresima e celebriamo il primo scrutinio. Ad accompagnarci in questo tempo è il Vangelo della Samaritana, al capitolo 4 del Vangelo di Giovanni. Leggiamolo insieme. Ora Gesù arriva a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al potere che Giacobbe aveva dato al figlio Giuseppe. C'era là il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato dal viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa l'ora sesta. Viene una donna della Samaria ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». In queste prime battute troviamo Gesù che è in viaggio e a un certo punto è affaticato dal viaggio. È l'unica volta nei Vangeli in cui troviamo evidenziata la stanchezza di Gesù. E accanto alla stanchezza di Gesù troviamo una donna che in un'ora insolita del giorno va ad attingere l'acqua presso il pozzo. Il pozzo in realtà richiama la profondità di noi stessi, lo scavare dentro di noi stessi, ma richiama anche il luogo degli incontri matrimoniali. Nell'Antico Testamento i matrimoni avvenivano presso il pozzo e nella parola che Gesù rivolge alla donna, «Donna, dammi da bere», scopriamo che Gesù in realtà sta cercando di porre la donna dinanzi a quello che è il desiderio del suo cuore. Vedremo che questa richiesta che Gesù le fa è una richiesta altamente pedagogica. La donna a questa richiesta di Gesù così insolita risponde: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno buoni rapporti con i samaritani». Le rispose Gesù: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu gli avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo, da dove prendi dunque l'acqua viva?» È interessante questo dialogo che si snoda tra Gesù e la donna. Gesù ha chiesto dell'acqua, ma in realtà vuole porre la donna a fare questa domanda. E infatti la frase che segue: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto». Ma altrettanto interessante è quello che dice la donna. La donna osserva Gesù e dice: «Tu non hai un secchio, il pozzo è profondo, da dove puoi prendere quest'acqua?» È un po' la domanda che spesso anche noi ci facciamo. La mia vita è così schematica, così quotidiana, così reale. Come può il Signore intervenire nella mia storia dandomi di quest'acqua? Cioè, dove Lui può prendere dell'acqua che mi può dissetare, che può rompere per sempre la mia sete? E quindi la domanda che la donna pone a Gesù è la domanda che anche noi ci facciamo in questo tempo di Quaresima: da dove prendi l'acqua viva, Signore? Dov'è quest'acqua per me? E Gesù incalza la tematica, appunto, di questa terza domenica di Quaresima: è proprio l'acqua, l'acqua che disseta, l'acqua viva che solo Gesù può darci. E infatti il Vangelo prosegue. Rispose Gesù: «Chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete. Chi invece beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. L'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente d'acqua zampillante per la vita eterna». «Signore», gli dice la donna, «dammi quest'acqua affinché io non abbia più sete e non debba più venire qui ad attingere». È interessante come Gesù incalza, facendole notare che c'è dell'acqua che non imputridisce, dell'acqua che è vivificante, dell'acqua che dura per la vita eterna. E dinanzi a questo annuncio la donna vuole quest'acqua, infatti gli dice: «Dammi di quest'acqua perché io non venga continuamente qui
ad attingere acqua ogni giorno, cioè io non voglio più fare la fatica di cercare dell'acqua che alla fine non mi disseta, io desidero l'acqua viva, l'acqua che tu mi puoi dare, Signore. E Gesù a questo punto la pone in una verità. La parola che Gesù rivolge all'inizio del Vangelo alla donna, dammi da bere, è una parola che poi diventa sempre più esigente, più scavante, più intima. E a un certo punto Gesù le dice, va, chiama tuo marito e ritorna qui. E la donna rispose, non ho marito. Le dice Gesù, hai detto bene non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e ora quello che hai non è tuo marito. Quanto a questo hai detto il vero. Signore, dice la donna, vedo che tu sei un profeta. È un dialogo per certi versi anche drammatico, perché la donna che in questo momento è con un uomo che non è suo marito e che già ha avuto 5 mariti che probabilmente l'hanno lasciata, è un racconto drammatico, significa che una donna alla ricerca continua di un amore che non trova, cerca degli abbracci che non rispondono pienamente alla sua sete di amore. E quindi Gesù davvero scava nel cuore di questa donna e le dice, donna, cosa stai cercando? C'è un passo del profeta Geremia in cui dice, cercate dell'acqua in cisterne screpolate, cioè cisterne che non possono contenere l'acqua, cioè cisterne ormai dove l'acqua può solo imputridire. Gesù invece in questa domenica, la domenica dell'acqua viva, ci presenta un'acqua che solo lui può darci, un'acqua che solo lui, con quell'acqua può dissetarci. E allora in questo primo scrutinio che vivrete dopo il rito dell'elezione, chiediamo nella preghiera per voi catecumeni eletti il dono di quest'acqua, ma allo stesso momento anche di verificare, capire fino a questo momento quale acque avete cercato, in quali cisterne siete andati a dissetarvi. Ora Gesù vi propone il suo amore, vi dona il suo Spirito Santo ed è di questo spirito, di questo amore che vogliamo dissetarci e attingere continuamente. La donna dunque riconosce che nelle parole di Gesù c'è molto più di un'acqua che possa dissetare i nostri giorni, c'è un discorso molto più profondo, molto più ampio, e infatti la donna dice vedo che sei un profeta, e qui la donna fa uno scarto molto importante, va a un livello ancora più profondo, infatti comincia a parlare di Dio, comincia a parlare dell'adorazione, comincia a capire che quell'incontro al pozzo così anche strano che sta avvenendo con Gesù la sta ponendo su un piano diverso, su un piano altamente spirituale. È quello che vi sta accadendo anche a voi catecumeni, che attraverso diciamo la vostra storia siete giunti a qualcosa di molto prezioso per la vostra vita, la presenza del Padre, di Dio Padre nella vostra vita. Leggiamo il Vangelo. Dice la donna, i nostri padri adorarono su questo monte e voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove deve adorare, si deve adorare. Le dice Gesù, credimi donna, viene un'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene un'ora, ed è adesso, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Infatti il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e coloro che lo adorano in spirito e verità devono adorarlo.
È interessante quindi che Gesù sta parlando dell'adorazione nello spirito del Padre, quindi non più un'adorazione che è costretta a un luogo fisico, ma un'adorazione che può avvenire in ogni luogo. Ecco perché l'adorazione vera e propria avverrà nel corpo di Gesù. E infatti la donna, come abbiamo detto prima, capisce che Gesù le sta dicendo qualcosa di molto profondo e infatti dice: so che deve venire il Messia, ossia il Cristo. Quando egli verrà ci insegnerà ogni cosa. E Gesù le risponde con una frase che è lapidaria, una frase che troveremo anche nelle prossime due domeniche, nel Vangelo del cieco nato e nella morte di Lazzaro. Gesù le dice: sono io che parlo a te, io sono il Cristo, io sono il Tempio del Dio vivente, io sono il luogo in cui oggi ciascun uomo potrà adorare il Padre. Ora vediamo insieme come questo Vangelo della Samaritana troverà concretezza nel primo scrutinio. Il Vangelo della Samaritana è al centro del rito del primo scrutinio. Questo primo scrutinio ha come immagine fondamentale l'immagine dell'acqua, del pozzo a cui si attinge l'acqua, o meglio, della sorgente da cui sgorga l'acqua viva. Questa sorgente è Gesù. Si tratta quindi di prendere la propria sete, il proprio desiderio di vita, il proprio desiderio di amore, di pienezza e portarla da Cristo. Invece di trovare delle soluzioni da soli, invece di trovare noi dei modi per estinguere la nostra sete, che sono sempre modi un po' fallimentari come i mariti della Samaritana, portare la nostra sete aperta da Cristo e chiedere a Lui di dissetarci, cercare in Lui ciò che niente altro può darci. Abbiamo messo dietro di noi un'immagine molto bella che ci accompagnerà in questi scrutini battesimali, ed è l'immagine di Maria, fonte di acqua viva. Maria che ha accolto dentro di sé il Figlio di Dio che si fa uomo, poiché porta in sé il Figlio di Dio che si fa uomo, diventa una fontana da cui sgorga l'acqua viva che tutti vengono ad attingere per dissetarsi e per curare le proprie malattie. Così capiterà anche a voi. Se accoglierete lo Spirito Santo che Cristo vi darà, diventerete voi stessi una fonte di acqua viva per gli altri. Lo dice Gesù nello stesso Vangelo di Giovanni, nel capitolo 7. Chi beve di quest'acqua che io gli darò, da lui stesso sgorgeranno fiumi di acqua viva. E lo dice Gesù riferendosi allo Spirito Santo. Allora, la grande questione di questo scrutinio battesimale è riconoscere la propria sete e riconoscere i tentativi fallimentari di estinguere la propria sete. Tutti abbiamo il desiderio di essere felici, tutti abbiamo il desiderio di essere amati, tutti abbiamo il desiderio di essere importanti agli occhi di qualcuno, di contare qualcosa, tutti abbiamo il desiderio di essere guardati con affetto, tutti desideriamo essere legati a qualcuno, essere importanti per qualcuno. Il problema è che andiamo a cercare di soddisfare questi nostri desideri, che sono giusti, sono desideri che il Signore stesso ha messo nel nostro cuore, andiamo a cercare di soddisfarli nelle cose del mondo, nelle nostre relazioni, nelle cose che sappiamo fare, nei luoghi che il mondo ci propone per ricevere la vita, e invece sono tutti fallimentari. Finché non scopriamo l'unica vera fonte di acqua viva, il nostro cuore resta arido, secco, resta come una terra deserta, perché il nostro cuore è fatto per Dio, e finché non incontra Dio, il nostro cuore non diventa un terreno fecondo, un terreno che germoglia, un terreno che porta frutto. Allora, gli scrutini hanno al loro centro un'immagine. Oggi l'immagine è l'acqua. Dovete guardare nel vostro cuore e scoprire la sete che vi abita e scoprire le soluzioni fallimentari che finora avete cercato, perché dovete arrivare davanti al Signore Gesù in piena sincerità, nudi davanti a Lui, portando davanti a Lui i vostri fallimenti,
i vostri peccati e portando davanti a Lui soprattutto il vostro desiderio. Cristo è l'acqua viva e tu sei un assetato, tu sei sete e questa sete ha bisogno di incontrarsi con Cristo, ma se non vedi questa sete non incontrerai Cristo, perché solo chi non basta a se stesso incontra il Signore della vita. Se pensi invece di bastare a te stesso, cioè se pensi di aver già trovato le soluzioni della tua vita, non incontrerai il Signore, perché il Signore viene per i poveri. La povertà, in questo caso, è la sete e i pozzi a cui siamo andati ad attingere, come la Samaritana che è arrivata al pozzo di Sicar, povera. Povera anche se nascondendo la propria povertà all'inizio, ma povera per i fallimenti dei matrimoni. E povera, si capisce bene dal racconto, perché va ad attingere l'acqua nell'ora più calda della giornata. Adesso è strano perché di solito si andava ad attingere l'acqua nell'ora fresca, o la mattina o la sera. Se lei va a quell'ora, vuol dire che la sua storia personale, tutti questi fallimenti matrimoniali, ormai l'hanno portata a essere una donna un po' sola, una donna che di fatto non vuole incontrare gli altri, preferisce andare al pozzo in un momento in cui è certa di non trovare nessuno, e invece incontra Cristo. Cioè, il Signore si fa trovare proprio in quei posti e in quei momenti in cui noi ci rifugiamo per sfuggire a ciò che ci ricorda il nostro fallimento. Il Signore si fa trovare lì. Allora, la preghiera di questo primo scrutinio, la preghiera che la Chiesa fa su di voi che siete stati eletti per il battesimo, per accompagnarvi in questo primo scrutinio, la preghiera è legata all'immagine dell'acqua, all'immagine della sete, alla verità di voi e al vostro desiderio di essere dissetati. Vi leggo la preghiera che il sacerdote, al termine delle intenzioni che tutta l'assemblea liturgica esprime per voi, la preghiera che il sacerdote fa alla fine. Comincia così: O Dio, che hai mandato il tuo Figlio come Salvatore, fa che questi nostri catecumeni, ansiosi di ricevere l'acqua viva, come la Samaritana del Vangelo, siano trasformati dalla tua parola e riconoscano i loro peccati e le loro infermità. Non permettere che una vana fiducia in se stessi li illuda, né li inganni l'insidia del maligno, ma liberali dallo spirito di falsità, perché riconoscano i loro errori e purificati interiormente possano entrare nella via della salvezza. Vedete che bella questa preghiera? Si chiede che in voi venga lo spirito di verità, questo spirito che ci permette di stare sinceramente davanti al Signore, senza nasconderci, ma e senza illuderci, senza che una vana fiducia in noi stessi ci illuda. Perché questo è un grande problema della nostra vita, la vana fiducia in noi stessi. Il contrario è la fiducia in Cristo. La vita cristiana ha un centro che è il Signore Gesù. Tutto ciò che viviamo lo portiamo a Lui. Il nostro desiderio lo portiamo a Lui. La nostra paura la portiamo a Lui. Il nostro bisogno lo portiamo a Lui. I nostri sentimenti, le emozioni, la gioia, l'ira, la difficoltà a fare qualcosa, tutto viviamo con Cristo, nulla viviamo da soli. Mai cerchiamo di risolvere da soli la nostra vita, ma tutto portiamo a Cristo sapendo che è Lui il Salvatore. La seconda parte della preghiera dice così: Signore Gesù, Tu sei la fonte a cui questi eletti giungono assetati. Tu sei il Maestro che essi cercano. Davanti a Te, che solo sei il Santo, non osano dirsi senza colpa. A Te aprono con fiducia il loro cuore, confessano i loro peccati, scoprono le piaghe nascoste del loro spirito. Nella Tua bontà liberali da tutti i mali, guariscili nella loro malattia, estingui la loro sete, dona loro la Tua pace. Per la forza del Tuo nome, che invochiamo fiduciosi, vieni a salvarli, o Signore. Comanda allo spirito maligno che hai sconfitto con la Tua risurrezione,
mostra a questi tuoi eletti la via da percorrere nello Spirito Santo, perché camminando verso il Padre lo adorino nella verità. Questa è una preghiera di esorcismo, cioè una benedizione che il sacerdote fa sugli eletti per liberarli dallo spirito del male, dallo spirito dell'autosufficienza, dallo spirito della falsità che copre il peccato, copre il fallimento e spinge a confidare in se stessi invece che in Dio. Il Signore Gesù è la fonte dell'acqua viva. Davanti a Lui noi non osiamo dirci senza colpa. Per questo è importante che anche voi catecumeni apriate il vostro cuore a Cristo. Tiriate fuori ciò che nel vostro cuore è peccato, ciò che è male, ciò che è una piaga nascosta. Chiedete al Signore di illuminarvi, chiedete al Signore, la cui luce illumina le tenebre del nostro cuore, che non ci sia dentro di voi più niente di oscuro, ma che possiate scoprire la vostra povertà e la sua ricchezza che viene per donarsi a voi. Per questo invochiamo insieme il Signore Gesù, fonte di acqua viva. Riconosciamo la nostra sete, desideriamo il battesimo, desideriamo la conversione e prepariamoci a dire no allo spirito di falsità, no allo spirito di autosufficienza, no al male che si nasconde, no alla menzogna e sì a Cristo per ricevere da Lui l'acqua viva.